traffico in tilt in viale Orazio Flacco. Indovinate per cosa? Manco a dirlo, un altro autobus, il numero 6 in questo caso, vettura 7066, scassata nel bel mezzo dell'incrocio. Pare un problema alla batteria. Anche i meccanici sono rassegnati, perché questi sono catorci che nella maggior parte dei casi dovrebbero essere rottamati. Allora, chi deve dare il cambio alla serra, avvertilo che deve rientrare con quella macchina. Intesi? Allora, chi è il cambio alla serra? Allora, ti devi dire a sordo che deve prendere il momento. Questa, la vettura 8101, è una di quelle che dovrebbe essere rottamate. Guardate in che condizioni circola, guardate in che condizioni. Ci siamo imbattuti nell'incidente per caso, come per caso tutti i giorni i cittadini baresi vivono la stessa situazione. Purtroppo i più vessati sono i passeggeri, quelli che salgono sui mezzi dell'AMTAB e non sanno se arriveranno mai a destinazione, se arriveranno al proprio posto di lavoro, ad una visita medica, non si sa, è un terno al lotto, una roulette russa. Arriveranno gli autobus nuovi, alcuni di quelli vecchi saranno sistemati a dovere, ma non basta, perché il trasporto pubblico barese è in grandissima sofferenza e ogni giorno non escono almeno una trentina di mezzi, con autisti costretti al deposito di via De Blasio a girarsi i pollici perché non hanno un mezzo da guidare. Tutto bene? Tutto bene? Funziona l'autobus? Cammina l'autobus? Tutto a posto? C'è anche l'aria condizionata? C'è anche l'aria condizionata, pensate un po'.